Filanto. Biologica, esperienza e competenza al servizio dell'ambiente. Salento Doc, per la crescita economica e sociale del Grande Salento. Cantine Due Palme, l'eccellenza dei vini del Salento. Geotech Ambiente, l'ecologia al servizio dell'ambiente. Presentano Open. Presidente, grazie innanzitutto per aver accettato la nostra intervista in un momento, possiamo dirlo, particolarmente delicato per la sua vita politica e anche per l'ente che rappresenta. Sì, grazie a voi per l'attenzione che prestate a questa fase, come dice lei, delicata, non c'è dubbio, però interessante, tutte le fasi delicate sono interessanti. Più preoccupato o più incazzato? Mi scusi se forzo un attimo l'una e l'altra. Più incazzato che preoccupato. Con chi? Con le lingue biforcute? Sono più incazzato con una diffusa cultura della demagogia. Io considero che la cosa che più non sopporto nella politica è la fuga dalla responsabilità. Le faccio un esempio. Io l'altra sera purtroppo non sono potuto essere in consiglio perché avevo la febbre, un colpo d'aria alla gola, ma nulla di serio. Però il mio presidente del consiglio, l'onorevole Tarantino, che è anche un medico, mi ha fortemente sconsigliato di uscire. Io però soffrivo, mi telefonavo. E le devo dire la cosa che più non accetto. Per esempio, vedo dei sindaci che prendono le royalty dalle discariche e poi chiedono a noi di fare qualcosa. Vedo i sindaci che sono autorità sanitarie e chiedono a noi di fare quello che non riescono a fare loro. Beh, però sì, Vedanta ha scritto, no? Dice invece di scrivere puoi fare un'ordinanza. Secondo me non basta scrivere. I sindaci, cioè io voglio dire, se... Io nel 2005 ho interdetto il traffico alla Campania, non per 45.000 tonnellate, per 500.000 tonnellate, dopo che ne avevano sversate 500.000, 180 camion al giorno arrivavano a Taranto. A Statte non si poteva vivere. Io a un certo punto sono riuscito a dimostrare che lì andava monnezza allo stato puro e ho interdetto il traffico, mi sono assunto responsabilità. L'ho mentre fatto, scrive Nicastro, porta le carte in procura. Se invece giochiamo a scrivere, a venire con i... oppure come fanno alcuni esponenti dell'ex maggioranza in provincia di centrodestra. E non è un giudizio politico, è un giudizio di comportamento. Parla di Tamburrano. Tamburrano, cioè tu eri vicepresidente quando hai autorizzato le discariche, non puoi venire qui a dire no. Cioè, a me ha chiamato la ministra Prestigiacomo per dire il presidente Berlusconi la ringrazia, l'avrebbe dovuto chiamare lui perché so che lì sta lavorando. Noi apprezziamo il presidente Vendola che ha detto di sì, ringrazio anche lei. Le chiedo, presidente, l'Italia nei guai, l'immagine di Napoli è un'immagine terrificante, ci dia una mano. So che lo sta già facendo, io rassicurai che fra istituzioni, quando si fanno delle scelte, anche se costano popolarità e consenso, bisogna assumersi responsabilità. Ma come si fa poi a vedere in consiglio che gli esponenti del centrodestra si schierano contro la scelta che fa la provincia? Non è giusto. Cioè, io penso che a un certo punto stiano saltando i paradigmi fondamentali. Cioè, ci deve essere, non dico, è vero che non, la politica non è lo spazio dell'etica, della responsabilità, però... Magari lo fosse. Però uno sforzo a starci vicino lo dovremmo fare, no? Questo che mi ha fatto incazzare. Però il suo il centrodestra, vabbè, fa il gioco delle parti probabilmente, forse un po' offuscato fra ciò che avviene a Roma e ciò che avviene dalle nostre parti. I vendoliani le fanno i manifesti contro. I Verdi, oggi c'è Conte, no? Il segretario dei Verdi di Statte, che ha diffuso questo documento con cui la Regione rilascia la deroga ai Talcave per il conferimento in discariche speciali, dice sì, ma guardate bene, c'è l'ok della provincia. Insomma, c'è un gioco a isolare Gianni Florido? No, c'è un gioco. Marx chiamava questi signori di questo tipo di sinistra la falsa coscienza della sinistra. Questa è la falsa coscienza della sinistra. Vabbè, Conte non so che cosa ha detto, del resto mi pare che lui parlasse, mi avevano accennato, adesso lui mi dice un'altra cosa, dell'impatto d'origine. Noi abbiamo espresso un processo, quello che vorrei spiegare una volta per tutti, la provincia ha espresso, la provincia, se la regione dice io devo abbattere l'indice di respirometrico e produco questo esame chimico-fisico, la provincia deve dire sì o no, non sulla scelta politica che compete alla regione. Condivisa o no,
Ma deve dire sì o no se quell'analisi che viene portata è credibile. Se l'analisi è credibile, noi diciamo che l'analisi è credibile. Cioè noi non siamo l'ente che ha responsabilità nelle procedure AIA, nelle procedure VIA. Noi non possiamo né aprire né chiudere discariche. Certo. Non possiamo né deve fare ragione questo. Ma deve fare ragione. Dopodiché discutere di queste cose. Allora, a mio avviso, una democrazia ordinata è una democrazia dove ognuno si assume responsabilità. L'assunzione di responsabilità, il più delle volte, per chi governa costa consenso. Costa consenso. Fitto, nella vicenda pre-elettorale regionali, quando fece quella scelta sul piano sanitario, ha pagato con un consenso altissimo. Io devo dire, anche se Fitto è di uno schieramento opposto al mio, ma Fitto si assunse responsabilità. Pagò con un prezzo alto il consenso. Pagò perdendo. Noi vincemmo, non lo so se poi è una scelta giusta, però è una scelta che io penso vada sottolineata. Cioè nel senso, la politica a un certo punto deve essere anche assunzione di responsabilità. E Vendola non se le assume per parlare Vendola, chiaro. Vendola, contestò quella cosa. Io devo dire che oggi vedo che gran parte del piano sanitario è lo stesso di quello che non si chiama più di riordino, si chiama di rientro però. È uguale, per molte parti è uguale, no? C'è ospedali intermedi, ospedali di case hospice, no? Lungodegenza, riabilitazione, no? Vedo nella nostra riforma lo stesso limite che vedevo in quella di Fitto, l'assenza per esempio di territorializzazione della rete ospedaliera, un insistere sulla ospedalizzazione. Cioè, questo, però cosa voglio dire? La politica però a un certo punto deve finire di essere un gioco quando si governa, poi quando si fa il segretario di partito, quando si fa il giovane assessore o il giovane coso, no, cambia. Però se sei una persona che ha un minimo di responsabilità... Cioè lei non contesta il Vendola mediatico ma il Vendola amministratore, per capirci? Io contesto il fatto, lei mi aveva fatto la domanda su alcuni uomini politici, no? Io contesto che per esempio Vendola dia l'autorizzazione all'arrivo dei rifiuti campani e molti suoi uomini nel territorio della provincia di Taranto invece si mettano sul fronte del no e come dire facciano, poi magari sono gli stessi che poi in campagna elettorale fanno le fabbriche di nichi, cioè io questo non lo accetto. Beh, fanno il giochino per dire che se la situazione a Taranto poi diventa pesante, non è colpa di Vendola che ha dato quello che è, ma è colpa di Frodo per come ha fatto. Guarda, Vendola ha fatto bene. Io ecco, qui un altro pezzo di impopolarità. Vendola ha fatto bene a dire sì a Berlusconi sulla emergenza campagna. Perché c'è un limite oltre il quale un paese non può andare, che è il limite del decoro. Poi io ieri ho detto che i napoletani farebbero bene a farsi un ciclo di rifiuti serio, come farebbero bene amici leccesi, i fratelli napoletani e i fratelli leccesi. Di cui, la cito testualmente, lei si è rotto le balle. Mi è scappato però, è scappato. Sì. No, mi sono rotto le scatole delle emergenze degli altri. Cioè, si riferiva all'ecoballe, immagino. Sì, l'ecoballe. Le volevo dire, dottore, ma le immagini, se la provincia di Taranto non dovesse subire emergenze e dovesse seguire un flusso di arrivo di rifiuti nelle sue discariche, per le sue esigenze, più quelle di mercato, perché purtroppo certo. La monnezza viene considerata in Europa merce, noi avremmo una tranquillità per 8-9 anni, 10 anni. Ma se noi andiamo avanti a botte di gestione di emergenze altrui, vale, qui alla fine io fra qualche anno ci avrò io il problema di farmi altre discariche, ci avrò io il problema di farmi qualche termovalorizzatore, quando io invece presumo che non debba fare né uno né l'altro, perché il mio piano dei rifiuti urbani, unica provincia che l'ha fatto in Puglia, prevede per esempio che la crescita del differenziato, sulla quale i comuni, dove ci sono molti rivoluzionari della chiacchiera, i comuni non avanzano sul differenziato. Se noi avanzassimo nel differenziato, dice il nostro piano, in questi 9 anni in cui le nostre discariche possono accogliere senza i raddoppi rifiuti, avremo 9 anni di tranquillità. In questi 9 anni, se alzassimo del 50% fino al 50%, e lo potremmo fare il differenziato, noi non avremmo bisogno di fare altre discariche, che è la vera grande frontiera, no? Però se ogni volta mi arriva 1 milione una volta 200-300 mila da Lecce, e un'altra volta 100 mila dai napoletani, io non lo so, io alla fine sarò sempre solidale, perché era una volta non voglio che ci siano i rifiuti per strada nell'eccesso, una volta non voglio che l'Italia passi con questa cartolina dove la bellissima capitale
ex capitale d'Europa Napoli, passi per essere un immondezzaio, però alla fine i miei cittadini non mi capiscono, perché non perché io avessi diciamo la possibilità in qualche maniera di stoppare, perché io non ce l'ho questa possibilità. Certo. Però come dicevano l'altra sera in consiglio, venite con noi a bloccare i camion. I cittadini avrebbero voluto questo, ma io non ho assecondato questo. Questo mi costa popolarità. Insomma, sto sondaggio del Sole 24 Ore non l'è sceso. No, io so anche che cosa significa stare ai primi posti in quel sondaggio. Sono stato per tanti anni al primo posto, quindi non mi sono esaltato a loro, non mi deprimo ora. Io so che in questo anno e mezzo io ho dovuto fare delle scelte molto importanti, per la verità più di un anno e mezzo. Taranto nel 2007 fu pervasa dall'idea che per risolvere il problema ambientale bastava chiudere le fabbriche. Io considerai quella scelta... Si vinsero campagne elettorali però su questo schema. Pesantemente si vinsero campagne. Io ne persi pesantemente campagne elettorali. Io ho pagato... Il suo amico Stefano. Sì, con Ezio Stefano. E con il mio allora vicepresidente della provincia che diceva che cancellavano in uno spot televisivo l'Ilva. Io allora dicevo che ambiente e lavoro potevano e dovevano stare insieme, perché... La dimensione di quella sfida era talmente... Oggi lo dicono tutti, il primo a dirlo è Vendola. Credo che oggi Vendola pensi che arriva, che quando io difendevo questa scelta sembrava che io difendessi il diavolo. Oggi credo che qualcuno pensa di avviare un processo di beatificazione arriva. Io che non sono mai estremista penso che non era santo nel 2007, non è santo oggi, nel senso che... Però oggi vince la linea della compatibilità ambientale. A me è costato, sa quanto in termini di consenso, tantissimo. Immagino. Ma Vendola le ha fatto una telefonata almeno dopo tutto sto caos? Beh no, in Fiat era i cancelli della Fiat a Mirafiori. Ieri? Non ha avuto il tempo. Probabilmente sta tornando. Ma stai cancelli? Non ha avuto nessuna telefonata. Dico sì, cancelli, però insomma. Vabbè, ne parliamo ancora comunque. Andiamo un attimo sui rapporti... fra partiti e suoi con i partiti, anche al loro interno. L'UDC, partiamo dall'UDC, no? L'UDC che chiede le dimissioni di Albisini, ci sono delle dinamiche loro interne, Tarantini contro Vendola, l'ombra di Scalera che in qualche modo c'è sempre nel dibattito interno al partito. Quali sono le dinamiche fra la maggioranza e l'UDC in questo momento? Poi andiamo all'Italia dei Valori ovviamente, però vorrei partire dall'UDC. Seguo la cronologia delle fratture. Allora, mi permetterà una premessa, con tutti i guai dei partiti, sì. L'UDC è uno dei che è ancora una rappresentanza politica che ha una forma partito. Lei le è sempre piaciuto l'UDC? No, devo dire che a differenza di altri che si chiamano partiti ma sono liste di persone, l'UDC ha anche un suo rito, cioè le strutture di partito, le riunioni, eccetera. Per cui, quando tu negozi con un partito, devi tener conto di quello che pensa un partito, anche quando non lo condividi. Io, per esempio, la scelta dell'UDC di Taranto di scaricare un ottimo professionista e un'ottima persona, come l'avvocato Luigi Albisini, la considero incomprensibile. Però, se tre consiglieri che stanno con me mi dicono che per loro bisogna cambiare, io questa obtorto collo, o rompo o prendo in considerazione questa scelta. Considero l'UDC fondamentale per il governo della provincia di Taranto, io penso per il governo di tutti i comuni, noi voteremo in 12 comuni. Sì. E penso che l'UDC sia importante anche per il governo del paese, quindi io sono per fare l'accordo con l'UDC, anche trovando una soluzione, io chiederò all'avvocato Albisini di continuare ad aiutarci. Cioè, resta lui in giunta come uomo di Florido Scalera? No, io penso che noi utilizzeremo le capacità dell'avvocato Albisini, anche se non dovesse essere più in giunta. Questo è. E vorrei assecondare questa aspettativa della UDC, dove lì si è rotto, io non voglio entrare nel merito, un rapporto, no? Umano. Però l'UDC, devo dire, nonostante tutto, ha mantenuto un profilo, no? Diciamo politico, cioè nel senso il partito, le riunioni, il consiglio, i consiglieri, hanno posto un problema che io non capisco, a posto loro non l'avrei posto, però alla fine no, c'è questo problema. Quantomeno non hanno seguito la tempistica dell'Italia dei Valori. Insomma. Italia dei Valori è arrivato in consiglio a sfiduciare una persona in consiglio, peraltro quella mattina l'assessore Fisicaro aveva un problema familiare grave, una bambina non stava bene, cioè, sono cose che non si fanno. Io adesso, anche lì,
volete sfiduciare Fisichella, ma ci sono mille strade. Cioè la politica è una cosa un po' più... Cioè invece qui siamo, da un certo punto di vista, siamo a una sorta di aggressione sui valori anche. Io penso che le persone vadano rispettate. Albisini e Fisichella possono anche non fare più gli assessori, ma c'è modo e modo per arrivare ad una scelta diversa, no? Quello di la fretta, la voglia. Ma lei Fisichella lo difenderà fino all'ultimo oppure no, è pronto a cedere? Guardi, io adesso domani inizio con le consultazioni. Le consultazioni. Io Fisichella credo che non, lui stesso stia maturando l'idea, no? Che sia un po' scocciato, cioè di essere trattato. Peraltro Fisichella è il capo di una coalizione che comunque ha preso 21.000 voti, non un voto. Certo. Cioè essere trattato un po' come lo stanno trattando, io stamattina l'ho visto, l'ho anche un po' rincuorato, lui è un po' sfiduciato, lui vuole mantenere con me un rapporto, ma e di questo io lo devo ringraziare, mi ha detto: Presidente, fai quello che ritieni giusto fare, perché tu devi valutare quello che è più utile per mantenere, no, un rapporto. Quindi, come dire, io non ho vincoli, diciamo, umani, ho vincoli politici, però io vorrei stabilire delle regole nuove, cioè... Questi comportamenti non mi piacciono, le minacce, le sfiduce pubbliche, c'è un imbarbarimento. Un nuovo regolamento comportamentale esatto, vuole, no? Un nuovo regolamento comportamentale. E chi non rispetterà queste regole o non entra da questo giro o altrimenti sarà fuori dal gioco. Quindi Albisini e Fisichella, diciamo che per motivi diversi, ma non faranno più parte della squadra Florido Bis, diciamo, chiamiamola così. Se io mantengo... se io mantenessi forte il rapporto con UDC e DV, no. Se le volesse cambiare maggioranza? Perché, sì. Ma non ci sono i numeri perché le cambiano? No, i numeri ci sono amplissimi, ma io non penso che non sia... Beh, governabilità... Io credo di avere i numeri per fare a tante altre... Quello che vuole, insomma. No, quello che vuole, tante altre possibilità di alleanze, ma io penso che bisogna rispettare quello per cui sei stato eletto, l'alleanza con cui sei stato eletto, che l'alleanza era fatta da IDC, da UDC, PD, UDC, Lista Florido, Io Sud, IDV, e quindi io credo che sia giusto mantenere questo. Poi io proporrò delle regole, se si rispettano queste regole è bene, altrimenti tutti liberi, no? Di fare quello che si vuole. C'è anche un altro, non problema, però insomma un altro fatto politico, che attualmente la sua giunta rischia di essere un po' a trazione radicale, nel senso che se prendiamo i pezzi della sinistra sono di più che i pezzi del PD. Sono uguali. Uguali, sì, insomma, sì. Sono uguali. Il PD ha 8 consiglieri e 3 assessori, la sinistra radicale c'ha 3 consiglieri e 3 assessori. Ecco, dico, però pensa di più, ecco, lì nel rapporto fra consiglio. Credo che lì bisogna riequilibrare, riequilibrare a favore del PD. A favore del PD, per cui il vicepresidente del PD, per dirne uno, Carrieri. Assolutamente sarà del PD, vedremo, ma sarà del PD, non c'è dubbio. Mentre lì c'è anche la donna, no, di Sinistra Ecologia e Libertà, che tra l'altro ora è una sua contestatrice di fatto. No, lei non è una mia contestatrice, lei... Però, ecco, lei è una lingua biforcuta, cioè fa parte... No, io penso che ci sia anche un po' di inesperienza politica nell'avvocatessa Marinò, cioè nel senso forse la pressione del problema ambientale l'ha un po' scossa, per cui non ha saputo misurare bene il fra ecologia e libertà, non si è saputo, diciamo. Però il problema non è la dottoressa Marinò, il problema è questo riequilibrio che ha richiamato lei, 3 sono troppi a sinistra del PD e quindi questo riequilibrio ci sarà. A favore del PD, non c'è dubbio. A favore del PD e magari la quota rosa sarà del PD, diciamo. Questo è possibile. Questo è uno scenario. C'è una donna del PD che... Beh, il PD è pieno di donne, anche molte capaci, soprattutto nel territorio ce ne sono tante brave, tante, che fanno vita di partito, che sono professioniste, professoresse universitarie, ingegneri, architetti, operaie, ce ne sono tante. Quindi non abbiamo un problema di scelta nel PD. C'è un problema di riequilibrio, poi la valutazione che faremo insieme, capiremo quel 3 a favore di chi si decrementerà, sia a sfavore della Katia Marinò o di altri. Io ho visto che stamattina Borracino ha dichiarato, del resto Borracino, Marinò e Gentile erano tutti e 3 candidati con Sella, quindi... Sì, però oggi Gentile in un'intervista ai nostri microfoni ha detto: sì, io sono stato eletto con Sell, però oggi non mi sento Sell, non sono Sell.
stamattina Borracino ha presentato il MUZ, no? Questo movimento unito della sinistra, poi però andrà verso SEL. Sì, sì. Beh, però la mia sinistra, diciamo, però comunque con Longo anche dentro, dico, questo MUZ. Sì, ma comunque devo dire sono stati tutti candidati con SEL. Sono stati tutti candidati con SEL. Io penso che questo arcipelago che è in provincia di Taranto è tutto riconducibile a SEL, onestamente. E quindi? Poi lasciamo stare le collocazioni, no, e quindi c'è un problema di riequilibrio di pesi fra il partito che ha la maggioranza forte qui, perché poi anche la lista Florido, che ha altri tre rappresentanti, io ho aderito al PD, ma ci sono ancora due ulteriori che hanno, che Pavone e Bittetti, che sono entrambi della lista Florido. Sostanzialmente Bittetti almeno gira nell'area PD, quindi voglio dire il PD è qui in provincia la forza importante. Certo, per cui va rafforzato in giunta. Sì, va rafforzato un asse di governo forte, per cui io non rinuncio alla... Io devo dire, se io potessi ripeterei lo schema elettorale, cioè nel senso un asse più rafforzando di più il PD, riequilibrando, ridimensionando la presenza della sinistra radicale, ma non perché la voglia di dimensionare, perché è giusto che il PD possa dopo un anno e mezzo esprimere maggiore rappresentanza, e poi mantenere insieme la coalizione Io Sud, mantenere IDV e anche UDC. Però questo dipende, se IDV per esempio capisce che ci sono delle regole che vanno rispettate, cioè loro non sono il centro del mondo, loro sono una parte del mondo. Diciamo. Però poi Fisicaro che fa? Lei dice ha la mia solidarietà umana, il mio rispetto, la mia stima, e lui a volersi forse Fisicaro, stanco. Fisicaro io è stanco, sì, è scocciato, io l'ho trovato molto stanco e scocciato, ma io penso che io personalmente non ho mai scaricato nessuno nella mia vita. Io penso che la politica è anche tratto di umanità, di vicinanza, eccetera. Io sono molto arrabbiato perché anch'io posso essere non contentissimi come lavora Fisicaro, Albisini, Carghini, eccetera, ma non lo dico alle televisioni, cioè, me lo tengo per me, non considero un bel esercizio di stile andare in un consiglio e dire non lo voglio più perché non ci rappresento. Non è bello, no? No, non è bello, però insomma, credo che vada chiarito ai vertici regionali del partito. Cioè oggi chi guida l'Italia dei Valori a livello regionale? Credo derivi un po' tutto da lì, no? Dalle dinamiche seguite al caso Zazzera. Ma io le devo dire che una delle cose che io chiedo all'IDV è di mettere in chiaro questo, perché lì vedo che l'IDV a livello regionale è abbastanza diviso. Questo mi crea un qualche problema, perché vedo che l'onorevole Zazzera, l'onorevole Bellisario stanno da una parte appunto, e gli altri stanno dall'altra. Sembra cui, un po' questa frattura per figlia cui di quella. Per uno che governa, se scegli uno ti metti contro altri. Mi piacerebbe che i partiti si esprimano, ma quando si esprime una maggioranza gli altri si adeguano, no? E quindi, come dire, non è un momento, diciamo, di forte unità dell'IDV, diciamo. Quindi questo corre il rischio di riflettersi sulla provincia, però io credo che potrò superare questa difficoltà. Siete a pochi metri di distanza, ma insomma il ponte sembra essere invalicabile certe volte fra provincia e comune, ma questo scossone che lei darà in provincia produrrà anche delle ripercussioni sulla maggioranza del Palazzo di Città, secondo lei? Ma guardi, io penso che lo scossone che io sto producendo, spero che sia compreso per quello che io voglio produrre, è uno scossone che vuole mettere al primo posto la responsabilità. Guarda, io le devo dire onestamente, non mi diverto più. Cioè, una politica dove tutti fanno i furbi, tutti fanno il mestiere degli altri, tutti si nascondono, tutti parlano, tutti hanno in mano tutto e tutti non hanno in mano nulla come responsabilità, non mi piace più. Quindi ieri io non mi sono arrabbiato per finta, mi sono arrabbiato davvero. No, si vedeva. Sono stanco, stufo. Ma non solo dalla situazione tarantina, anche dalla situazione italiana, come da cittadino, no? Che assiste a questa scena impossibile di una politica veramente impresentabile, da faccia impresentabile. Per cui, ripeto, io credo che in questi anni ho fatto del mio ruolo un esercizio di responsabilità. Io ebbi un modo di dire un giorno a Vendola che io nel 2004, quando mi candidai, sembravo la Madonna. Io andavo, riempivo piazze, assemblee. Io fui eletto facendo un miracolo. Io
Centrodestra non vinceva da 25 anni, vinse al primo turno con quasi il 53%, un miracolo contro tutti, uomo fortissimo, sì, sì. Vice sindaco della giunta di Bello. Per me, ma io me ne accorgevo, riempivo piazze, stringevo mani. Oggi quel clima su di me non c'è più, perché questi anni di dura responsabilità, perché gestire quello che è stata a Taranto nella fase del dissesto, gestire la diaspora sull'industria a Taranto, gestire la vicenda rifiuti nelle tante emergenze degli altri, a me, assumendomi responsabilità, è costato consenso. Popolarità no, ma consenso sì, perché consenso e popolarità sono due cose diverse. Beh, Vendola non segue il suo schema. Vendola, guardi, Vendola, a differenza mia, è più un politico. Vendola è politico. Cioè, lui guarda cosa vuole, la gente, vado da quella parte. Vendola ha un'ottima percezione, dico, lui è bravo. Cioè, come Berlusconi. Lui, lui davvero, io penso che in Italia ci sono due persone che sono in grado di orientarsi molto sul sentimento collettivo, no? Sul prevalere del sentimento. E sono Berlusconi nel centrodestra e Vendola nel centrosinistra. Io purtroppo questa capacità non ce l'ho, perché... onestamente non sono da questo punto di vista un po' lì. Per tornare a quello che diceva prima, lei come modus operandi è più simile a Fitto? Se dovessi dire dal punto di vista della cultura politica, sì, sicuramente più vicino a Fitto, che è più strutturato sul piano, non a caso anche lui viene dalla stessa formazione, cioè quella cattolica, no? C'è una certa scuola, l'oratorio, cioè dove tutto sommato la politica era anche un esercizio anche tecnico, diciamo, non solo pirotecnico. Anche tecnico. Insomma, prima di andare in pubblicità, stima molto Raffaele Fitto. Le piace lo schema politico di partito che ancora conserva l'UDC e nel suo partito non si diverte più. Io cito testualmente tre sue frasi, vado in pubblicità, poi ne parliamo. Allora, Presidente, seconda parte di Open. Riprendo da dove ci siamo lasciati, citando testualmente tre sue frasi, o meglio, forse interpretando tre sue concetti politici. Questa stima nei confronti di Raffaele Fitto e questa, diciamo, capacità di assumersi le responsabilità, a volte a prescindere dal consenso. Questo non divertirsi più all'interno del suo partito e questa stima per i contenuti politici nel modo in cui affronta i problemi il partito di Pier Ferdinando Casini. Se ci aggiungiamo, noi stiamo registrando intorno alle 18, sono le 18 e qualche minuto, il momento in cui registriamo del giorno in cui lei ha azzerato la giunta, se aggiungiamo che Fioroni, che insomma è un, non so se definirlo un riferimento a livello nazionale, ma amico, è sicuramente un suo amico che svolge a livello romano il dibattito all'interno del partito interpretando spesso i suoi sentimenti, oggi esprime un malessere tale che lo induce qualche minuto fa a lasciare l'incarico. Ora ho letto velocemente un'agenzia, non so poi fino in fondo che cosa possa voler dire questa mossa di Fioroni, credo, no, anche con so, Gentiloni, non so se l'ha sentito, no, non l'ha no. sentito. Cioè, qua qualcosa non quadra, cioè, sul suo futuro politico. Devo complimentarmi, lei ha colto, sì, però tre stati d'animo, non tre opzioni politiche. Tre stati d'animo, no, ci manca. Che non sono però opzioni. Però se fossi... Allora, se mi permette... Se fossi un bookmaker, direi Florido resta nel PD, non lo quoterei altissimo, insomma, com'è. No, invece no. Io spero che il PD non scompaia. Lei ha evocato tre stati d'animo molto vicini alla, diciamo, alla realtà, non tre opzioni politiche, perché sul PD mi auguro che il PD non frani, perché io credo che per il bene dell'Italia ci voglia ancora un PD. Certo, un PD... da questo punto di vista più veltroniano a me piacerebbe, cioè un PD che si senta ancora un partito a vocazione maggioritaria, perché un partito che non sceglie mai alla fine non lo vede nessuno, no? Cioè, quindi un partito che scelga sulla Fiat, che scelga sui temi del lavoro, che scelga sui temi delle alleanze, quindi un partito che si fa meno condizionare, un partito, diciamo, leader. Ecco, questo poi io rimpiango del partito veltroniano, per cui... io spero che il PD non naufraghi, assolutamente, lo credo, spero per me, lo spero per l'Italia, quindi non c'è nessuna opzione di uscita dal PD. Certo, non è facile stare in un partito che non riesce a trovare una fisionomia, che non riesce a darsi una identità, ma questo non credo solo per me, per tanti come me che hanno aderito a questo partito. Vedo con simpatia l'UDC, vedo con simpatia un mondo, perché quel mondo, nel mondo dell'UDC c'è tanta gente, però io francamente non... molte volte non comprendo questo pattinare continuo, no? Io
adesso nelle mie tante storie politiche passate, cioè l'impegno sociale e politico, io mi feci prendere dall'ipotesi di D'Antoni di democrazia europea, né di qua né di là, noi fummo sconfitti. Certo. E anche noi provammo a dire basta con un bipolarismo che si è da filo spinato, dove da una parte il buono, dall'altra il cattivo, è questo che ha prodotto l'Italia. E se quindi Cassini vincesse rompendo questo falso bipolarismo, ma vince Cassini, io lo guardo con interesse, perché per esempio... Ma guarda con interesse Cassini o il terzo polo complessivamente? No, io guardo con interesse un terzo polo, ma non come luogo geometrico, un terzo polo che si fa interprete del superamento di una legge elettorale e di una rappresentazione del bipolarismo tutta italiana, in salsa italiana, che francamente è odioso. Cioè l'Italia è stata capace di andare a un bipolarismo che non è bipolarismo, avere una legge elettorale che è metà proporzionale e metà presidenziale. Cioè ha fatto un grande capolavoro all'italiana di non decisione, e quindi a me piace quando Cassini dice che chi vince col 28%, col 30% non può eleggersi il Presidente della Repubblica. Non esiste al mondo una cosa del genere. Evoca non per me la fine del bipolarismo, evoca la fine di quello che secondo me qualcuno aveva pensato, che era il bipartitismo in Italia. Però siccome in Italia non ci sono riusciti, hanno, come dire, trasformato questa attesa di bipartitismo in un bipolarismo imperfetto. Quindi questo mi piace di Cassini. Cassini può essere l'elemento di rottura di questo fronte del sì e del no, dell'uno contro l'altro, del bianco e del nero, del buono e del cattivo, del dolce e del duro. Cioè no, questo no. No? Cioè, diciamo, può essere uno strumento importante, Cassini, però si deve decidere anche lui si deve decidere. Cioè, io penso che anche Cassini abbia un problema di credibilità, no? Si rompe con Berlusconi, poi non si rompe, si può andare alle elezioni, poi non si può andare alle elezioni. Io penso che l'Italia abbia bisogno di qualcuno che decida. Io guardo con interesse questo terzo polo che può un po' scompaginare un bipolarismo bislacco, diciamo. Ma cosa intende per interesse? Interesse, diciamo, guardo con curiosità, con attenzione, con... Cioè... No, io non sto navigando verso il terzo polo, glielo direi altrimenti, no? Anche se credo che, le devo dire che quella è un'area molto più affine alla mia cultura. Alla sua politica, cultura, certo. Assolutamente, molto più affine. Io riesco a capire e percepire meglio quei segnali di politica che quelli di un bipolarismo dove mi trovo stretto. Io... Proprio ieri un mio collaboratore... Per esempio è il malessere che rompe i fioroni, ritengo. Guardi, ieri un mio collaboratore mi ha fatto questo esempio e mi ha detto: ma sai Presidente, quando tu spieghi che fai la consulta, che metti insieme i sindacati, no? che metti insieme le parti sociali per tutta questa fatica della concertazione, ma tu pensi di diventare popolare? Non se ne fotte nessuno di questa cosa. Perché in Italia funziona Renzi, no? Che si sveglia la mattina e dice: ha ragione Marchionne, e il giorno dopo ha ragione Berlusconi, vado a casa di Berlusconi. Funziona questo modello. Io da questo punto di vista, ecco perché le dico che sono molto più simile a Cassini, perché Cassini è, secondo me, ancora la rappresentazione di una politica più alla ricerca della fatica della mediazione, della, no? Del sì. Tenere tutto unito. Cioè, diciamo, Cassini ancora, secondo me, è rimasto l'epigono di una vecchia cultura di sinistra, di centro e di destra, che pensa che la politica sia la fatica dell'unire, non sia solo quella di dire, mo ti dico come la penso io. Devo dire onestamente che in questa fase della società italiana, europea, del mondo forse, funzioni più Renzi, per capirci. Che un cioè a lei non piacciono quelli dalle uscite ad effetto, insomma? No, non mi piacciono, anche se capisco che sono più popolari. Ecco, è molto più popolare fare quello che ha fatto Michele Emiliano, che ha preso i due operatori ecologici che stavano fumacchiando e li ha sbattuti, no? Che me che sto facendo qui una battaglia con i sindacati per certo. Pagare il merito. Io vorrei pagare di più il merito che dare i soldi a lei tutti. Lei pensi che oggi Rocco Palese ha chiesto ad Emiliano di aiutarlo e di mettere su Facebook Vendola in giro per l'Italia invece che lavorare in via Capruzzi? Insomma, poi c'è anche i contro questa cosa, oltre che i pro. Crea qualche imbarazzo poi, no? Questo modo di far politica da Facebook. Io chiederei a Rocco, gli dire questa è bella, però mi piacerebbe anche vedere quanto guadagna al mese il figlio di Bossi per portare il braccio del padre.
Anche quello sarebbe una bella cosa da fare, no? Ertrota. E digli a Rocco, Rocco, fai una cosa seria, no? Chiedi quella di Vendola che è bella e chiedi anche al Troda quanto costa il figlio alla regione Lombardia che fa il consigliere e porta il braccio del papà offeso, con tutto il rispetto per il braccio offeso del padre. Quanto costa il Troda all'Italia? Una vergogna. Costa tantissimo. Vabbè, allora, cioè voglio dire, ecco, questa è la politica che non mi piace. Perché la politica di... Michele ha messo lì due facce che non sono. Quando per esempio Rocco dice quella cosa, mi piacerebbe che Rocco dice, perché questo pesa quanto pesa il trota che porta il braccio. Pensa, comunque è un consigliere regionale contro un governatore, non dico tanto quanto. Però un governatore, però adesso, guardi, è un governatore che adesso si può essere opinabile, può essere giusto, non giusto, però è un operatore che sta dentro un agone politico, ha scelto di fare il leader nazionale. Poi le devo dire che un altro pazzo, io quando mi candidai a sindaco, i miei amici se lo ricorderanno, io lasciai l'auto blu. Non venivo più in provincia, non firmavo più le delibere di giunta, perché nessuno voleva che mi dicesse stai utilizzando. È una scelta, è uno stile. Vendola pensa che si possa fare così, sarà giudicato. No? Io non mi metto a fare il censore di Vendola. Ma devo dire onestamente che mi piacerebbe di più che lui facesse il presidente della regione, questo sì, ma questo lo dico da amministratore, non da uomo di sinistra o di centro-sinistra. Beh, che è più pesante come accusa. Assolutamente. Io qui sono assolutamente, perché Vendola, secondo me, questo gliel'ho detto da, penso, amico suo, gliel'ho detto l'altra sera per telefono, se lui pensa che può diventare il presidente del Consiglio in una Puglia che va male, sta sbagliando i conti. Perché una Puglia che non funziona, lui diventerà il presidente del Consiglio in questo paese con una Puglia fantastica, non con una Puglia che regredisce, perché la sua assenza dalla Puglia fa regredire la Puglia. Perché crea confusione, crea assenza di coordinamento, crea incapacità di andare avanti. È inutile nasconderci, questa è una verità. Lui dice sempre che dobbiamo dirci parole di verità. Io dico una parola di verità. Quando io mi candidai al sindaco, Vendola mi disse che ognuno deve fare il mestiere per cui è stato eletto. Anche lui farebbe bene a fare il mestiere per cui è stato eletto. Posso dirglielo? Visto che lui me lo disse, non solo in privato, lo disse anche in piazza. Venne a Piazza della Vittoria a dire che avrei fatto bene a restare qui. Io avevo un progetto per questa città, volevo fare un ragionamento, ho perso, certo. No? Però ho subito lo schiaffo di chi mi diceva che volevo fare l'imperatore, che volevo fare tutto io, e mi dicevano sei stato eletto per fare il presidente della provincia, fai il presidente della provincia. Io mi sento di dire a Nichi, sei stato eletto per fare il presidente della regione, fai il presidente della regione. Poi lui ha fatto un'altra scelta, i cittadini lo giudicheranno per questo. Però gli posso dire questo, insieme a Michele Emiliano, che gliel'ha detto l'altro giorno, io condivido con Michele. Se lui pensa che può vincere in Italia perdendo in Puglia, sbaglia i conti. Non si fa. No, un'esperienza che lei ha citato, glielo voglio chiedere così, visto che non manca poi moltissimo in politica, 2 anni sono, mi spiegò Massimo D'Alema. Due minuti. Ho 2 minuti o 2000 anni a seconda delle circostanze. Sì. No? Mi spiego D'Alema, sì. Per cui gli chiesi poi, ma lei quanti anni ha? Tantissimi, come Mao Zedong. Ma lei rifarebbe mai quell'esperienza della candidatura a sindaco? Sì, assolutamente sì. Rifarebbe nel 2012, dico, la rifarebbe? Ah, no. Pensavo si che sottrarrebbe se cioè ci fosse... Cioè, dice tornando indietro. No, andando avanti. No, la farebbe. Se ci fosse una coalizione ampia, una coalizione che si cuce anche sui suoi valori. No, non la farei più perché, guardi, io penso che c'è un tempo per tutto. Cioè, nel senso, credo che... Lì ha citato D'Alema, diciamo il padre di quella mia vicenda personale fu Massimo D'Alema, sì. Chi sostenne quella mia candidatura con forza perché pensava di legare quella mia candidatura a un progetto di governabilità di una città che aveva perso la bussola, no? Fu lui mi convinse, io non ero convinto. Lui in tanti incontri mi convinse, mi circuì, mi blandì, no? Poi oggi ognuno può giudicare, no? Può dire forse non ci capì la gente, è inutile dire, lì non fumo capiti, non si perde 70-30, no? Seppure con il 50% dei cittadini di Taranto che votano, se tu non hai fatto una proposta incomprensibile, magari legittima sul piano intellettuale, sul piano della cultura politica, però sbagliata sul piano della proposta. L'ho pagata, però ripeto, io ricordo che Vendola venne in piazza a fare i comizi dicendo che avevo sbagliato perché dovevo fare un altro mestiere. Ricordo una lunga telefonata dove scaricai un'intera batteria del mio telefono appena caricato, dove lui cercava di spiegarmi che stavo sbagliando.
Però la vita è così, la politica. Ah, beh, certo. È l'arte del possibile, e dell'impossibile. Oggi gliel'ha restituita abbastanza bene, insomma. No, io non c'ho nulla contro Nichi Vendola, assolutamente. Anzi, io lo considero il mio presidente della regione e spero tanto che lui abbia tanta fortuna politica. Non mi piace il Vendola estremista che pensa che il sindacato sia solo la Fiomme e non anche il resto della CGL, la CISL e la UIL, per esempio, non mi piace, no? Ma questo lui lo sa, io del resto, io per lui sono un moderato, quindi non mi vergogno di essere un moderato. A me, io penso che la CGL sia la Camusso, siano tanti sindacati che la pensano come la CISL. Pensi che anche Berlusconi dice di essere un moderato? Berlusconi, vabbè, su Berlusconi non mi vorrei esprimere, non so che cosa è Berlusconi, un prestigiatore forte, un grande prestigiatore. Non lo so se è un moderato. Non è un moderato, perché nella vicenda Fiat ha dimostrato di non essere un moderato né lui né Marchionne. Perché se loro fossero stati moderati si sarebbero astenuti da trasformare una giusta battaglia, secondo me, quella di dare norme di lavoro più europee all'auto, in un ricatto improponibile, perché io mi sento offeso, perché se io propongo un referendum dove dico ai lavoratori però se perdi, se me vince ne no, me ne vado e tu rimani disoccupato, io da vecchio cislino che difendo la scelta che ha fatto la CIS, perché quello è un buon accordo, considero insopportabile l'atteggiamento di Marchionne. E quando si aggiunge a Marchionne, Berlusconi mi incazza ancora di più, perché è un paese che dice che uno si può permettere di dire sì, fate il referendum, ma tanto se vincono quelli che la pensano diverso da me, mi porto via la Fiat dall'Italia. E il Presidente del Consiglio dice fa bene a portarsi via la Fiat, mi incazzo come una bestia. Anche se l'analisi economica anche è quella. Se io difendo, perché se io mi dovessi schierare, e questo è purtroppo il guaio mio, non mi schiero con la Fiom, come fa Vendola. Mi schiero con la CIS, con la UIL. E però con così chi perde un sacco di voti. Non me ne fotte niente. Scusi, è la brutalità. No, che io perdo i voti, non me ne fotte niente. Dire che è esattamente quello che penso. Perché io penso che purtroppo, guardi, io, uno dei più grandi sindacalisti amici miei nel mio passato, nella mia l'altra vita, era un sindacalista tedesco della IG Metall, che per me è il più grande sindacato che esista al mondo. Che sarebbe corrispondente. Sarebbero i metalmeccanici tedeschi. Sindacato unico con milioni di iscritti, sindacato immenso. Lo sa quante volte hanno scioperato in Germania nell'auto? No, non lo so. In 50 anni due volte. Beh, pure con regole, con regole che non sono migliori delle regole che ha introdotto. Allora, questa è l'Italia. Per cui rispettate la mercato... democrazia. Devono rispettare l'autonomia delle parti. Il sindacato si è diviso. Ma Marchionne, ma chi ti viene in testa di dire se vince il no o se non vinci col 51 me ne vado? Ma che idea di democrazia è questa? Se perde il no, tu rimani lì e cerchi di convincere chi ha vinto, chi ha sbagliato. Ecco. Poi torniamo al metodo Casini. A me piace ancora un'idea d'Italia dove non ci stanno gli amici di Marchionne, Renzi, no? Marchionne, io sto con Marchionne, io sto con la Fiom, Marchionne sta con la, Renzi sta con la Fiom, Vendola sta con la con Marchionne, Vendola sta con la Fiom. Allora, per essere popolare, uno si deve schierare bianco, nero, buono, cattivo, giusto, sbagliato. La mia cultura non è questa. Ecco perché mi è simpatico Casini, non perché guardo all'UDC come il mio futuro, ma perché Casini evoca in me una cultura politica che cerca di dire che non è possibile che abbia ragione la Fiom o tutti i torti la Fiom, o che abbia tutte le ragioni o tutti i torti Marconi. Però non le sembra che Casini dia sempre questa idea nell'immaginario collettivo, scelgo domani che è più comodo che scegliere oggi? A me a dare un po' questa idea. Io lo sai che cosa le dico? Che quando... che probabilmente arriverà un tempo, non so che se... non mi sembra quello che fa direttore, lei. Direttore, non so, arriverà un tempo, io di questo ne sono certo, non so dirle quando arriverà, forse un tempo dove lei non sarà più il direttore, perché era sa vecchietta anche lei, e io vecchissimo, dove magari tornerà quella cultura politica, quello del comporre, e guarderemo questa storia della semplificazione come un'aberrazione ideologica. Io che ho vissuto la vecchia politica le posso assicurare che chi pensava come si pensa oggi, come è oggi il pensiero dominante, veniva considerato qualunquista, fascista, no? Dittatore, povero culturalmente, perché era la complessità che guidava le decisioni, era il tenere insieme la complessità. La complessità che ha dato però vita al politichese. Va bene, ma questo ha dato, cioè, questa però quella ha dato vita al politichese, questa sta dando vita a tanti mostri.
a tante persone che non sanno manco dove poggiano i piedi e che pensano di essere Dio. E non vorrei dire che mi sta convincendo, però all'epoca votava l'85-90% delle persone, adesso il 60%, insomma, dico. Meglio la DC. Forse il politichese. Ecco, chi rappresenta al meglio oggi la DC? Dei pezzi del PDL, l'UDC, dei pezzi del PD? Cioè, dove sta casa sua ideale in questo nuovo scenario politico? Casa mia ideale pongo diversamente? Posso porgliela diversamente? Prego. Se dovessero offrirle 3 candidature al Senato per le elezioni, che siano fra poco oppure no, pare che questo legittimo impedimento, insomma, non sembrano proprio dopodomani le elezioni, Speriamo. Però se dovessero offrirle al Senato e dopo tanta esperienza politica reputano i partiti che lei abbia la maturità per offrire una postazione al Senato come capolista o secondo o terzo, una posizione altissima nel suo collegio, il PD, il PDL e l'UDC, con chi si candiderebbe? Col PD, senza nessun dubbio. Assolutamente. Ecco. Assolutamente. Quindi è quello che avverrà, insomma. Però non lo so se avverrà, se mi proporranno, questo non glielo so dire. Sicuramente col PD. Perché, ripeto, ecco, mo torniamo al problema di prima, io penso che il PD abbia in mano, poi non so l'evoluzione che avrà la direzione di stasera. Cioè, se Fioroni se ne va anche no, lei. Non lo so se Fioroni se ne va. Bisogna vedere, perché Fioroni ha rotto. Bisogna vedere perché Gentiloni ha rotto, perché Veltroni ha rotto. Quindi bisogna capire le ragioni. Io francamente questo non glielo so dire, perché avevo provato a chiamare Fioroni ma aveva i telefonini spenti. Quindi peccato, ci avrebbe dato una bella notizia. Sì, non ho avuto modo di sentirlo, ma spero stasera di sentirlo. Però francamente questo è un passaggio molto delicato, quindi so che Fiorino, a differenza di quello che dicono i giornali, non stava cercando casa da un'altra parte. Noi stava cercando, di insieme a Veltroni e Gentiloni, di ritornare a fare un altro PD, diciamo. Però questo era ieri, oggi si è rimesso di adesso carichi, non so dire cosa è successo oggi. Sì. Non Mirei resta nel PD. No, io ho risposto alla sua domanda, sì. Io resto nel PD, perché se io avessi le 3 candidature non avrei dubbio stare nel PD. No, stavo facendo una battuta, però forse è cattiva. Ma lei fa il giornalista. Cioè dico, lei resta nel PD, tanto per lì lo sa andare in Sinistra di Libertà. Ah. Ma io non guardi, questa ossessione contro Michele non ce l'ho, è più giornalistica che personale. Poi non lo so se lui va in Sinistra di Libertà. E così sembra, no? Sì. Così sembra, no, non lo so, dico, non ho rapporti diretti, però insomma. Che cosa è l'evoluzione della borghesia? Sembra quello, no? È l'evoluzione del ceto borghese tarantino, che va verso Sella. L'evoluzione del ceto borghese. Michele sia una buona espressione del ceto borghese tarantino, questo vuol dire che Sella è un partito interclassista, che sbaglia l'analisi, chi pensa... Sbaglia Berlusconi, com'è che li ha chiamati? Comunisti in Kashmir. Maglie di che era carina, insomma, anche come. Sì, però le maglie di cashmere costano poco, anche un operaio. Se gli fanno un regalo a Natale, gli possono regalare una maglietta. Ha parlato poi D'Alema, ha dovuto fare gli scontrini delle scarpe, di tutto ciò che aveva addosso. Comunque questa esperienza va avanti fino alla fine, questa della provincia. Che oggi ho sentito qualche collega di Taranto, qualche malelingua, qualche collega cattivo, che diceva: sì, ma Frodo fa questo casino perché aspetta di vedere che cosa succede a Roma, che così. Va subito a Roma. Ecco, questo per esempio le devo dire che invece è proprio il contrario, perché se io avessi voluto aspettare che succedeva a Roma, dovevo lasciare andare le cose come andavano. Invece no, io penso di dare una registrata alla squadra di governo, proprio perché penso che questa amministrazione si debba candidare a vincere la Capolo Meritiano. Noi governiamo da 7 anni, al di là delle classifiche, per tornare da dove siamo partiti, io penso che noi abbiamo fatto bene. Questo è un luogo di grande moralità politica. E il senatore Florida chi lascerà l'eredità? C'è un nome, secondo lei, ha prodotto una leadership? Io penso che ho prodotto una classe dirigente importante, Taranto. Oggi il centro-sinistra c'è una bella classe dirigente, c'è dei bei dirigenti in tante forze politiche, e io penso che non ci sarà problema a trovare la successione. E credo che abbiamo meritato in questi anni, del resto ce ne mancano ancora 3, è presto per fare i bilanci. Poi quello che succederà non siamo in grado di dirlo, ma io sono sicuro che la squadra che voglio mettere in piedi è una squadra che rivince le elezioni. Sono sicuro che il centrosinistra a Taranto può rivincere. Vorrei ricordare che noi siamo l'unica provincia dove ha vinto il centrosinistra, seppure in condominio con il centro. Perché qui non Beh, potrebbe dire Ferrarese la stessa cosa. No, lui è ha vinto il centro, seppure in condominio col centrosinistra. Sì, sì, è contrario. Al contrario, sì.
so che non me la può fare così, non lo può comunicare prima ai telespettatori e poi a loro, ecco. Fra l'altro fra poche ore iniziano le consultazioni, eccetera, eccetera. Però penso di poter riassumere prima di salutare e di ringraziarla veramente per tutta la disponibilità nel rilasciarci queste interviste in questa fase così delicata. Riassumo un po' le notizie. Innanzitutto che Florido resta nel PD, salvo clamorosi colpi di scena romani. E poi che la legislatura in provincia va avanti sino alla fine con una bella registrata alla squadra di governo, con un nuovo vicepresidente del PD, un assessore in più al Partito Democratico, uno in meno alla sinistra radicale, probabilmente cambierà la quota rosa nella sinistra radicale, cambierà l'assessore dell'UDC e cambierà l'assessore dell'Italia dei Valori. Non so se ho riassunto complimenti, bene. Complimenti. Fatto bene auguri, i conti. Auguri per il suo futuro, grande giornalista. Pensavo di ragioniere della politica, insomma, questo sto solamente riassumendo insomma quanto lei dice. Beh, molto, e poi, mi pare molto vicina alla situazione. Ecco. E poi insomma questi occhiolini a Fitto e a Casini, che insomma. Teniamo no, la no, no, io sono, penso succede. Di essere penso di avere una stima di Fitto che va al di là degli occhiolini, penso che anche lui abbia stima di me. Questo però risale agli anni che precedono la mia ascesa in politica, il mio impegno politico, quindi io ero segretario della CISL, lui era presidente della regione, abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto, mai accondiscendente, lui mai nei miei confronti, io mai nei suoi, però io considero Fitto un politico di prestigio e di grande livello, assolutamente, quindi è stima, non è piaggeria politica. E Casini, le ripeto, in Casini apprezzo questa attitudine a ragionare di politica come un fatto complesso. Guardi, io in campagna elettorale, tutte e due le campagne, ho sempre usato, come spiega nelle grandi assemblee, nei grandi comizi, usato per spiegare la politica una grande bellissima frase di Aldo Moro. Aldo Moro diceva che la politica è un'arte mite, è la difficoltà di tenere insieme l'uno e il tutto. Questa l'Italia l'ha perso ed è una vergogna, perché quando non sei capace di tenere insieme l'uno, la persona, per Moro e per me, non l'individuo, la persona, se non sei capace di tenere insieme l'uno e il tutto, chi perde è l'uno, non perde il tutto, e se perde l'uno, perde il tutto. Ecco perché io sono più vicino al modello di Casini. Quando Casini cerca di tenere basso la polemica, quando non rompe mai con nessuno, cioè quando però deve dire le cose le dice. Io questo l'apprezzo. Questo non vuol dire che credo che l'UDC sia il futuro dell'Italia. Penso neanche che quello di Florida, insomma. No, il futuro non lo so manco se è il futuro l'UDC di Casini. Quello che vedo, stanno facendo il terzo polo, probabilmente neanche l'UDC non è manco il suo futuro. Non lo so. Chissà che cosa potrà nascere. La politica è anche arte di ricomporsi e scomporsi. Non so che nascerà. Però ripeto, io apprezzo molto di più quella complicata, che poi con un certo disprezzo si dice, guarda, è un democristiano, come se dire che uno era democristiano. Non più, sa? Non si dice più. No, non si dice più con disprezzo. Ah. Cioè, mentre si diceva con disprezzo fino a qualche anno fa, adesso non. No, eh? Mi sa che c'è una bella riabilitazione in atto. Ieri mi permetta di ricordare che prego. Parlando su questa cosa delle lingue biforcute, di chi fa partito di lotte di governo, sì, dei parenti serventi, mi sono ricordato di due persone che dietro le parole, molte volte in politica ci stanno anche dei grandi progetti. Quando Berlinguer parlava di partito di lotte di governo, Moro parlava di convergenze parallele. Entrambi evocavano un grande progetto per l'Italia, il superamento del blocco ideologico. Due grandi uomini, due grandissimi. Ma poi adesso hanno dato vita al centro-sinistra. Due grandi uomini. No, uno di questi uomini è morto sul campo, comiziando, e l'altro l'hanno ucciso. Sì. Quindi, due grandi uomini. Io, se mi permette, direttore, ho nostalgia di quella politica. Bene, grazie Presidente. Grazie a lei. Open è stato presentato da Filanto, Biologica, esperienza e competenza al servizio dell'ambiente. Salento Doc, per la crescita economica e sociale del Grande Salento. Cantine Due Palme, l'eccellenza dei vini del Salento. Geotech Ambiente, l'ecologia al servizio dell'ambiente.